Fotografare è trattenere il respiro, quando tutte le nostre facoltà di percezione convergono davanti alla realtà che fugge. In quell'istante, la cattura dell'immagine si rivela un grande piacere fisico e intellettuale. Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, l'occhio e il cuore. Le parole di Henri Cartier-Bresson ben si prestano ad illustrare questa serie di fotografie di Pierre Vergani e la sua capacità di catturare un frammento di realtà e di mostrarcelo. Ed è proprio la linea che congiunge testa, occhio, cuore la chiave interpretativa più adatta a leggere queste immagini, che hanno tutte per soggetto l'acqua in una delle sue innumerevoli forme, sia essa cristallizzata nel ghiaccio, oppure liquida ma in gocce, sia ferma oppure increspata. Vergani si ferma, si fa analitico e ci chiede di fermarci con lui ad osservare, chiamandoci ad analizzare in dettaglio, alla ricerca della forma, della razionalità, la testa, quando ci avvicina agli oggetti fino a farceli osservare, l'occhio, nella propria forma micro. Operazione che però non compie mai in maniera fredda e scientifica, ma sempre alla ricerca di un dettaglio che sappia appassionarlo, che sappia affascinarlo, il cuore. E così ci conduce a vedere una forma geometrica nel cristallo di ghiaccio, un ordine invisibile ad occhio nudo nella disposizione delle gocce su una foglia, la perfezione della sfera nella rugiada che si forma su una ragnatela. Sembra che alla meraviglia che le forme naturali suscitano alla vista in ognuno di noi, Vergani voglia sovrapporre il piacere intellettuale della scoperta della perfezione geometrica, della forma inattesa, della rincorsa tra grande e piccolo, che si specchia nel grande, come in un frattale di Mandelbrot. In questo raffinato gioco di sovrapposizione e di riallineamento tra cuore e testa sta il fascino delle opere del fotografo, che sceglie di mostrarci non tanto la realtà, quanto piuttosto la propria interpretazione della stessa.